rapidamente a terra. E il nuovo cacciabombardiere Hawker Hunter, agilissimo apparecchio con cui l'aeronautica inglese dà una dimostrazione della sua efficienza nel settore difensivo. Ne è offerta ora la prima dimostrazione pubblica. L'ala V è uno sviluppo di tipi precedenti. In un primo tempo questo aereo presentava qualche inconveniente in alta quota, specie quando funzionavano le armi. Il difetto è stato eliminato. Tre squadriglie di caccia sono state dotate del nuovo Hunter, che i competenti inglesi giudicano il miglior caccia del mondo. Arde il caminetto, sfavilla la felicità. Lucia Bosè conferma agli amici che sposerà in America il torero Dominiquin. Più rapidi che questo fiammifero si erano accesi i loro cuori a Madrid. Lucia ha sciolto amichevolmente il suo fidanzamento con Walter Chiari. Il torero non pensa più ad Ava Gardner. Miguel, hai vinto anche nella corrida d'amore. Non è una riunione sportiva. Parcheggio chiesa, dice chiaro il cartello. I suoi limiti diventano un recinto sacro. Su ogni macchina viene sistemato un altoparlante. In fondo al vasto spiazzo l'altare con la croce. Da un anno si dice messa così in questa città della Florida. Un modo di rendere la funzione più festosa ai ragazzi, più accessibile agli invalidi. Così, assolto il precetto festivo, si rinnesteranno le marce. Ite, missa est. In una galleria romana incontro fra i più recenti lavori di Vincenzo Ciardo e personalità dell'arte. Palma Bucarelli e un paesaggio del Salento. Ceracchini e una visione della Puglia. Franciolini, Giovanna Ralli e un plenilunio. Greco e Leoni notano l'incisività del segno, Ferrazzi e il poeta Comi la sobria malinconia. Guttuso ritrova le vedute di Scilla che lui pure ha molto studiate. Quanto a noi, concluderemo che Ciardo, anche con uno scorfano, ottiene immagini di bellezza. Tra lo scintillio dei monti, un benvenuto a cui ci associamo volentieri, tanto più che le concorrenti se lo meritano, e non ce lo ricambieranno a palle di neve. Anzi, alla sera ci offrono una sfilata, dove le regioni d'Italia allineano alcuni tra i loro migliori argomenti. Interlenghi e Lalualdi applaudono questa apparizione. Anche Eloisa Cianni è chiamata ad eleggere in questa prima selezione per Miss Italia la reginetta delle nevi. La giuria ha deciso e sarà proprio la Cianni a fregiare del titolo Paola Dapino, un'ardente reginetta che rischia di sgelare il suo reame.